Riflessione sulle forme da destinare all'Assemblea ha motivato questo nuovo progetto, che vede segnatamente nell'inno una risposta concreta e coerente. Come ampiamente testimoniato dall'antica tradizione ambrosiana soprattutto e gregoriana, la forma dell'inno definisce una sorta di modello paradigmatico del canto assembleare. Il testo originale, la struttura strofica, misurata e ripetitiva, facilmente memorizzabile, fanno dell'inno certamente un potente strumento espressivo alla portata di tutti. La liturgia lo ha collocato, salvo rare eccezioni, come sappiamo, nel repertorio dell'ufficio divino, ma l'elemento di novità in questo senso potrebbe essere davvero l'estensione del suo impiego anche e soprattutto nella liturgia eucaristica. Questa proposta intende richiamare l'attenzione su questa nobile forma consegnataci dalla tradizione, nella convinzione che precisamente dall'innodia si possa ripartire per un progetto di canto assembleare aperto al futuro e confortato dalla genuina e plurisecolare esperienza ecclesiale. La provenienza di questi inni, tutti in italiano, è varia, si passa dall'innario di Bose, edito nel 1998 e qui utilizzato per la maggior parte del lavoro, agli inni del breviario, per attingere poi alle composizioni, alle ispirate composizioni testuali in endecasillabi di David Maria Turoldo. L'apparato musicale è ovviamente in stile sillabico, semplice, a ritmo libero, non mensurale e si ispira melodicamente ai modi gregoriani indicati con numero romano da primo a ottavo all'inizio di ogni inno. Completano l'impianto modale alcune composizioni in struttura monocordale arcaica, quindi, sulle tre corde madri Do, Ci, Re, indicato con Di, e Mi, indicato con E. E alcuni inni adattati a moduli melodici fissi, a richiamo delle cosiddette melodie tipo che punteggiano le costruzioni formulari del repertorio gregoriano. Il repertorio di questi nuovi inni segue ovviamente i tempi e le principali ricorrenze dell'anno liturgico ed è arricchito da inni segnatamente destinati alle diverse ore del giorno, inni del mattino, inni della sera e così via. L'auspicio è che questa nuova proposta, saldamente ancorata alla lezione stilistico-formale, ritmica e modale dell'antica tradizione monodica, oltre a far riscoprire nell'innodia il modello più autentico e genuino di canto assembleare a ritmo libero, possa fornire lo spunto per sempre nuove composizioni innodiche, testuali e musicali, in vista della formazione di un nuovo repertorio destinato segnatamente appunto al canto dell'assemblea liturgica. Poche parole sull'accompagnamento strumentale di questi inni. Ecco, il sostegno organistico non è indispensabile per sé, si potrebbe anzi dire che la monodia a ritmo libero, come succede, come sappiamo, nel repertorio gregoriano, manifesta pienamente le sue qualità espressive, quanto più è resa autonoma da qualsiasi accompagnamento strumentale. Se invece quest'ultimo, per evidenti motivi pratici, si rendesse necessario, l'organista potrà agevolmente trovare nello sviluppo melodico e nella struttura modale di ciascuna composizione gli elementi armonici essenziali da porre a sostegno del canto assembleare. Ci consiglia pertanto un uso molto sobrio e discreto delle parti organistiche, avendo cura di limitarne i movimenti in ragione
sia dell'impianto modale complessivo che delle corde strutturali presenti nelle singole frasi del testo. La funzione, diciamo così, secondaria dell'accompagnamento organistico suggerisce quindi di evitare un'eccessiva ricchezza armonica a vantaggio della chiarezza e della semplicità della linea melodica. Si può dunque passare dall'estrema semplicità di frasi sostenute da un solo bicordo, ad esempio, ad una maggiore ma sempre contenuta densità di supporto armonico. Vicino è il ritorno di Cristo, l'agnello sparito sul monte. Prendiamo le lampade ardenti, festosi andiamo in